È stato commemorato sabato scorso il centenario della morte del tenente Giovanni Guccione, caduto nella terza battaglia dell'Isonzo all'inizio della Prima Guerra Mondiale. Una messa in suo suffragio è stata celebrata alla chiesa San Francesco. Al termine della cerimonia religiosa, gli astanti in corteo si sono mossi verso Corso Vittorio Emanuele e Piazza Martiri della Libertà, in cui è stata deposta una corona d'alloro. Commemorare un eroe al di là dell'epopea, di ciò che si può dire di una persona, cosa ha fatto nella sua vita, eccetera. Ciò che è importante è il simbolo che un eroe riesce a costruire e a dare alla città. Un eroe, noi ne abbiamo più di uno, come ci troviamo in una piazza che potremmo benissimo intitolare Piazza Medaglie d'Oro a questo punto. È una piazza dove sono concentrate le nostre medaglie d'oro che danno lustro alla nostra città e dovrebbero far comprendere a ciascuno di noi che è una città che è capace nei momenti difficili di ritrovare la forza e di andare avanti. È quello di cui oggi abbiamo bisogno. A cosa servono gli eroi? Gli eroi servono a questo, a indicarci la strada e che bisogna fare degli sforzi anche in mani se necessario per raggiungere gli obiettivi di rinascita della nostra comunità, anche se in quel caso, nel caso di Guccione, si parlava della nazione, insomma, dell'Italia.